Nel cuore del Cilento, per parlare di un prodotto, la pizza, che è diventata ormai un testimonial del Made in Italy, dell'eccellenza italiana nel mondo. Sì, lo abbiamo fatto con due pizzaioli di eccellenza, che sono Franco Pepe, che è il numero uno per la classifica 50 Top Pizza, e con Paolo De Simone, che con Da Zero è ben presente nella classifica, sia con il locale di Milano che quello di Vallo e con quello di Acropoli, quindi tre locali nei primi 150 in Italia. Cosa hanno queste due pizzerie in comune? Un'attenzione ai prodotti, la capacità di guardare in avanti sulla necessità di coniugare il gusto e la salute. La pizza per questo motivo è diventata una sorta di lusso accessibile a tutti, ecco il motivo per cui c'è questo successo in Italia e se ne parla tanto. È un monoprodotto che però sta facendo bene alla nostra economia, soprattutto all'economia dei piccoli produttori del sud. Noi valutiamo le pizzerie attraverso la nostra rete in Italia e nel mondo di ispettori anonimi. Principalmente in Italia ci sono circa 100 ispettori più 20 esperti che danno la loro preferenza. Da questa preferenza nasce una classifica. Da questa classifica poi passiamo ad andare a visitare anonimamente le pizzerie e con una seconda votazione poi si arriva alla classifica finale. Chiaramente un mondo in grandissima evoluzione, perché se prima si andava per mangiare una buona pizza, adesso non si va solo per quello in pizzeria, ma si vuole trovare un locale confortevole dove c'è la carta delle birre, la carta dei vini, una seduta comoda, che ovviamente non è un dettaglio da sottovalutare, e il servizio di accoglienza e tante altre piccole cose che fanno oggi della pizzeria un servizio della ristorazione a tutti gli effetti. E in questo momento il mondo della pizza è veramente in grande fermento, si vanno scelte sempre più di qualità verso i prodotti tipici, i prodotti di territorio, i prodotti di nicchia, i prodotti dietro i quali c'è veramente tanto sacrificio nella produzione, e questa loro capacità di arrivare ai grandi numeri fa sì anche che i prodotti vengano conosciuti, apprezzati, quindi una volta che poi vanno al palato vengono anche riacquistati dai consumatori. È veramente un movimento non solo di traino economico per l'intero settore agroalimentare italiano, ma anche culturale. Quanto ha contribuito il riconoscimento di quest'arte, quella del pizzaiolo, come patrimonio UNESCO a lanciare ulteriormente questo movimento? Sicuramente ha messo al centro dell'attenzione internazionale quella che è un'arte, quella che è la capacità, le conoscenze non solo panificatorie ma anche culturali di un intero settore, perché l'arte della pizza è veramente molto antica nell'area napoletana, e con questo riconoscimento si accentra ulteriormente l'idea che la pizza è un prodotto italiano.